Allora, anche con te, prima volta. Sai che abbiamo il cielo manca adesso ed è una cosa semplicissima, elencherò delle esperienze, dovrai dire cielo manca. Bene. È la verità. Entrambe. Tutta la verità, dice Arisa. Sempre la verità. Perfetto. Yeah. Partiamo subito. Ans. Ma come funziona? Dobbiamo rispondere contemporaneamente? Una e una. Prima una, diciamo, prima tu Concita e poi Elisabetta. Ansia. Cielo manca? Manca. Ce l'ho. Voglia di tradire? Cielo. Cielo? Beh sì. Sì? Non sei mai stufa di qualcosa? Sì, certo. No, manca. Manca? Ok. Picchetto a scuola? Cielo. Cielo. Cielo? Sì. Cielo? Sì. Sì? Quando? Una volta. E mi sono anche pentita perché mi è successo di tutto quel giorno. Cioè? Praticamente ho incontrato due amiche di mia madre, sono finita in una pizzeria per pigiare scuola, di tutto di più. Sono uscita con degli amici, ho avuto un incidente stradale. Per fortuna non ci siamo fatti nulla, però direi mi è bastato. Ti è bastato. Acido ialuronico? Manca. 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 Ok, potere? Manca. Manca. Manca? Dai. Potere, è una responsabilità, è un peso. Però direttore di un giornale, dai, è un certo peso. Ma no, ma un questa è una roba maschile. No? Sono i maschi che pensano che sia potere. È invece responsabilità, è peso, è fatica. È brava. È... brava. Elisabetta? Manca. Manca? Però tu sei sposata con Briatore. Sì, con un uomo che in un certo senso ha potere. Però con me sono d'accordo con lei. Comunque sono tante responsabilità, tanti pensieri, tante preoccupazioni, tante cose. Certo. E cellulite? Cielo. Manca. No, infatti stavo cercando ma proprio non... No, manca, manca. Privé? Manca. Cielo. Cielo, ok. Mai entrato in un privé, Concita? No, mai? No, veramente non sapevo nemmeno esattamente cosa fosse. Non vorrei passare per una che proprio vive. No. Però no, credevo che fossero... le dark room, quelle cose. Invece ho capito che è una cosa più semplice. Cioè, è un posto dove ci stanno solo le persone che pagano e non vogliono essere disturbate. Così. Esatto. No, non ci sono mai stata. È più o meno così? Sì, no, che pagano, che riservano dei tavoli, vogliono stare, sì. E hanno un privé riservato. Sì. Okay. Si chiama privé. Un'area riservata. Va bene. Paura di morire? Non per me. Ho paura che muoiano le persone che amo. Quindi manca? No, io ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho? Sì. Perché poi ho paura di lasciare comunque le persone care qui e di non poter restare più con loro, quindi la morte mi fa molta paura. Cielo. Sì. Marx. Cielo. Non ho sentito. Marx. Max. Marx. È un filosofo. Ah, Marx, no. Manca. Manca, proprio manca. Dolce Gabbana. Nel senso di indumenti? Sì, o loro personalmente? No, tutte e due. Tutte e due mancano. Manca? No. Anche nemmeno abbigliamento? Nemmeno le mutande, no. Niente? Dolce Gabbana, no. Ok. Sì, cielo. Cielo. Sì. Ok. Tinta. Dei capelli? Sì. Cielo. Cielo. Però manca. Poca. Poca. Mm. Manca. Manca. Wow. Naturale. Autoerotismo. Sì. Cielo. Beh sì, certo. Un po', sì. Cielo. Ah, non mi piace, sono onesto, grazie. Beh, ma chi dice quello che dice? Qualcuno dice no. Quelli che dicono no dicono una bugia. Gelosia. Cielo. Cielo. Sì. Cielo. Ok. Ginnastica per i glutei. Cielo. Cielo, ok. Puzza sotto al naso? No. Come atteggiamento? Mm. Forse qualche volta sì. A volte? Mm. No, no. Mai. No. Manca? Simulazione di orgasmo. No, mai. Mai? No. Io l'ho fatto, sì. Cielo. Cielo? Sì. Un accenno, ce l'abbiamo? Ancora più, no. Avete preso il sei? Non so, dai. Direi di no. Niente? No. Vabbè, dai, ci scaldiamo e poi vediamo. Gastrite. Mi manca. Ce l'ho. Hai la gastrite? No, ce l'ho, che l'ho avuto. L'ho avuta. Perfetto. Sì, l'ho provata, nel senso. Perfetto. Che... ok. Collega gay? Ce l'ho. Celio. Celio. Ok. Nicola?
Mi manca. Ti manca? Non dire così, che delusione, se no sai uno che gioca a pallone così ci fa un'impressione. Ti manca? Vero? No. Magari non lo sa. Non ti è mai... Non ho mai conosciuto, no. Però potrebbe essere, ma non si sa. Vabbè, non ho idea. Insomma, non gliene frega niente in sostanza. Esatto. Va bene, ok. Sberle. Prego? Sberle. Ce le ho, ce le ho. Date o ricevute? Forse una ricevuta, ma tante date. Tante date? Ce le ho, ce le ho. Ce le hai anche tu? E come? Date o ricevute? No, no, ricevute. Hai ricevuto un sacco di sberle? Ricevute. Date pochissime proprio. Penso che di aver ricevute di più. Tante? No, nel senso giuste. Giuste. Quelle che servivano. Okay. Mi ricordo una in particolare di mio papà. No, ma quelle non contano. Quelle non contano. No, no. Ma no, ma quelle non contano. No, sono, ma... sono cosette così, no? Io parlo di quelle. Quelle. Quelle non so, da. Per gelosia, non so, esatto, fidanzata. Anche da una fidanzata, sì. Hai sì, ricevuto sì, delle sì, sberle. Sono sberle. Ho quelle dei genitori sono cosette così. Ok, va bene, non valgono. Non invidia. Valgono. Se ce l'ho io? Ce l'hai, ce l'hai avuta. No, ce l'ho avuta nei miei confronti, ma non sono invidiosa. Ok. Non ce l'ho quella. Non ce l'hai. Non ce l'ho io proprio. Non ce l'ho. Non ce l'hai. Niente invidia. Conte il rosso. Mamma mia, quanti rossi che ho avuto nella mia vita, sì. Ma è una grossa soddisfazione, lo sai perché? Perché? Perché questo ti... Ti dà la carica? Ti stimola, ti stimola a lavorare perché devi far ritornare il verde, capito? Certo. Ecco, no, devo dire che sì, sì. Ok. Nicola? Da giovane sì, l'ho avuto. Ok. Oggi no, no. Grazie a Dio. Bravo, okay. Meno male. Felicità? Sì. Ce l'hai? Ce l'hai avuta? Se per felicità intendi serenità, ce l'ho, tanta. Ok. Sì. Perfetto. Uguale. Cielo? Sì, sì, cielo. Cielo. Carattere di merda? Una cloaca. Nicola? Sicuramente da migliorare. Da migliorare. Sì. Quindi cielo? Cielo, sì. Cielo. Ditemi sempre cielo manca. Cielo, sì, proprio. Viene cielo, proprio dal cielo. Va bene. Film porno? Ce li ho fatti? No. No, no, no. Sì. Ce l'ho quando si, insomma, i primi, perché dopo a un certo punto non te fanno più effetto, ma ce l'ho, li ho guardati. Sì, li ho guardati, non cielo. Li ho fatti. Ce l'ho, come no? Ce l'ho a catinelle. Tempo fa anch'io. Cielo, quindi. Tempo fa. Sì. Mamma mia, santa benedetta. Tempo fa. Vabbè, se dobbiamo dire la verità, adesso diciamo, ti ho detto basta, non li guardo più. Okay. Ma Tempo fa li ho visti anch'io. Ok, certo, cielo, diciamo che come esperienza ce l'abbiamo. No. Informarsi. Bisogna sapere cosa succede nel... Ok. Piccoli furti nei supermercati. Questo proprio non ce l'ho. Una volta quando ero bambina ho rubato una mela e mi sono beccata uno di quei ceffoni. Quindi che... non c'è. No, non c'è, non c'è. Mi manca. Furti, manca. No. Manca. Corna. Oh, ragazzi. Si vedono? No. Direi che è un cielo. Nicola. Per quello che ne so... No, mi manca. Allora ce l'ha, ce l'ha. Allora, preparatevi per l'ultima. Autoerotismo. Che è cielo o manca? Oh, che miseria, ragazzi. Ma come la verità faccio? È... Io sospetto che questo dovrebbe essere un cielo. Che vergogna, prova a lui prima. Nicola. Ce l'ho avuto? Ecco. Sì, ha avuto. Cielo. Cielo. Quindi cielo, cielo. Cielo, cielo. Va bene, io direi che siamo cela, così. Cela. Ok, allora io direi stampiamo copioni e scalette, Mirko l'abbiamo chiusa. La benedetta parola di apposto. Perfetto, ok, ragazzi, non so come dirvelo, ma... mi vai malata, non vieni. No, tardissimo, sempre una. Andiamo. È tardissimo. Oh, ragazzi, ma dai. No, no, no. Oh!
Questo non è Bertolino, questo. Enrico! Enrico, ciao! Ma che fa? Chiamalo. Ce l'hai mezz'ora? Mezz'ora, ce l'hai? Dai che ci salva la puntata. Da, ci, fai il giro di là, mezz'ora. Dai, mezz'ora. Vieni Enrico. Così, passa così. Ma che faceva? Guardava i lavori? Ma faceva i lavori? Dai, dai, sbrigati. Ok, abbiamo la puntata. Puntata. Dai, va bene, facciamo per così. Meno male. Okay. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No, rien de rien. Anche Piero Guerrera ha un segreto. Per il suo contorno occhi, Piero usa... niente. Je me fous du passé. Niente. Pucom. Obiettivamente serve una sigla per cominciare. Dopo questa che abbiamo l'hanno schifata anche su Sky. Ai, ai. Questa sigla non è un granché. Lo capisco anche da me. Se c'è una cosa che mi consola è che siamo a metà. Prova a cantarla alla malica. Questa sigla non è un granché, ma si canta quel che c'è. Questa sigla non è un granché, lo capisci anche tu. Buonasera. 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 Benvenuti. Benvenuti. A una nuova. A una nuova. Puntata. Puntata. Di Victor. Di Victor. A risa. Ma hai visto oggi ho fatto questa cosina, no? Non te ne sei accorto. Questa era la sorpresa, la variante... Tutto il pomeriggio che dice stasera faccio una sorpresona, si è spostata di un centimetro e ha tolto il microfono dall'asta. Bene. Beh, domani facciamo meglio. Sì, sì, sì. L'importante è iniziare. Domani lo rimetti. Sì. Che è proprio un'altra variante. Grazie Lisa, grazie mille. Allora io naturalmente vorrei salutare anche il maestro Barbera, il nostro... Abbiamo naturalmente anche Melissa che farà il mazzo agli ospiti, come al solito. Prima di cominciare però io vorrei andare a trovare la nostra Geppi Cucciari che sicuramente... Che sono qua a riportarti buonasera, alla realtà. Geppi. Buonasera, il vaginodromo si è ricomposto. Metti qua. Metti qua, metti qua, metti qua le scarpe se hai coraggio. Voi capite che condizioni stiamo vivendo noi in questo studio? Scusa, posso? Non so se hai fatto una bella cosa, Jeff. Volevo assaggiare la consistenza del tacco. Pensai fossero molli? Saresti caduta se fossero state molli, cretina, scusa. So che hai degli aggiornamenti sugli ospiti. Ho degli aggiornamenti sugli ospiti. Ma scusa, fai domande sciocche. Allora, sei tu che vuoi parlare di sesso sempre. Io? E sei tu che pur di parlarne. Io? Sei tu che pur di parlarne calzi in modo bizzarro. Guarda che Melissa. Ma guarda come sono sobrie quelle due ragazze. La Arisa e. Melissa, qui. Lo so. Lo so, i nomi li so. Ancora non so altre cose, ma le scoprirò. Ecco. Allora, come al solito sono qua a riportarti la realtà. Per farti capire chi non aspettarti esca da quelle tende, diciamo, in qualche modo. Sono degli elastici. Sono delle tende elastiche. Allora, non ci sarà Gianfranco Fini. Che sì. Ha saputo, insomma, del piccolo problema occorso al Presidente del Consiglio. Sì.
è stato operato al tunnel carpale, quindi vuole andare a stargli vicino e fargli una doppia stretta di mano, tipo bando così proprio. Auguri di pronta guarigione, come si dice. Assolutamente sì. Non ci sarà un personaggio in linea con lo studio, non ci sarà George Michael, perché allora ha accettato l'invito. In realtà è qua, purtroppo è in bagno, non è ancora uscito, non sappiamo che fine abbia fatto, ma lo aspettiamo. Ti aspettiamo, George. Non ci sarà neanche Marco Materazzi, perché purtroppo è andato in ospedale a trovare la nonna, è stata vittima insomma di un piccolo incidente, è stata rapinata, gli hanno dato una testata, c'è già un primo sospetto, la nonna di Zidane. Questa era bellissima. Era bellissima. Era bellissima. Era bellissima. Bene, va dai, bene, io ti ringrazio sulla tua natura morta e guadagno il centro della... Sulla natura morta io guadagno il centro del palco. Perché abbiamo due ospiti strepitosi anche questa sera, Enrico Bertolino e Benedetta Parodi. Allora, per introdurli io vorrei ascoltare a questo punto la nostra Arisa, accompagnata dal maestro Barbera. Prego. She leads a lonely life. Ooh, she leads a lonely life. When she wake up late in the morning light and the day has just begun, she's open heart and eyes and oh, oh, on the morning. It's not a day for work. Just lying on a beach and having fine. Enrico Bertolino, all that she wants, and he's another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants, and he's another baby. Yeah. All that she wants, and he's another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants, and he's another baby. Is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants, there is another baby. Yeah. All that she wants, there is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants, there is another baby. Yeah. Non me la ricordavo più. Così? Ma così non mi viene. Grazie. Molto inquietante. Grazie. Ma scusa. No, è ottimo questo. Grazie a tutti. Grazie a te, Vicky, per questa accoglienza. Bertolino. Grazie, buonasera a tutti. Ma scusatemi, non è entrato facendo il ballo di... In che senso no, molto inquietante? È molto bella questa sigla e la trovo molto adatta soprattutto per una trasmissione culturale. Quale sì, la tua è? Assolutamente, certo. Molto bella. Vuoi che la rifaccia saltellando all'indietro? Sì, sarebbe molto bello. Facciamolo, dai. Cioè, fammi vedere proprio il gesto, la coreografia. Andiamo avanti col ballo di parede, vai. Molto bello, molto. Ti libera gli istinti peggiori. Ma cos'è? È bello, ma anche voi che applaudite siete obbligati, cioè nel senso non vi hanno... Sono pagati. Molto bello. Mi devo accomodare qua. Sì. Grazie. Ecco, devo dirti grazie. È un problema con la schiena, l'età, vero? È l'artrosi. È per quello che sono entrato così male sulla... È un'artrosi che prende a una certa età il comico anziano. È una delle cose che... Ti senti un comico anziano? No, un anziano e basta. Ho perso la calcolina. No, dai, invece ti trovo in forma. Sto bene, sì. Molto bene. Mi ha fatto bene tante cose. Mi ha fatto bene momenti di riflessione, periodi di vita vissuta in solitudine. Se volete vi racconto la mia vita. Guarda, io ti ascolterei per ore. Ma visto il labbro che si muoveva. No, così... è che purtroppo in televisione ultimamente serve una vita complicata. Io ce n'ho una invece normalissima. Cioè, ho dei genitori che voglio bene, una famiglia con cui sto bene. Non ti droghi? Non mi drogo. E vai a trans? Non ancora, nel senso che poi non è detto che poi magari un domani. Never say never. Chissà mai. E allora mi hanno detto che non va bene. La vita normale oggi non funziona. Televisivamente non dice nulla. Non è a pieno. Però abbiamo tutti noi degli scheletri nell'armadio. I miei li ho piegati perché sono tanti, allora li ho nei cassetti. Arisa? Eh?
benissimo. Ciao, Elisa. No, pensavo, scheletri nell'armadio? Io no. Nessuno? Per ora no. Bene. Le ha piegati anche lei. Melissa? No, io freddo, non riesco a parlare. Nell'armadio? Molto bene. A Milano, a Milano. Non è una puntata dadaista oggi, va bene. Allora, anche un po' dadaumpa anche. Senti, ti abbiamo voluto fortemente qui questa sera. Lo so. È saltata Milva perché si è ammalata. E queste sono cose che hanno accettato. Ed Enrico, devo dire, è stato gentilissimo. Ma grazie. No, grazie a voi. Avevo mille impegni, avevo molti impegni, avevo tante cose da fare, poi ho detto, ma porca miseria, cioè, non si può non andare da Vicky, non grazie. Si può, non si può. Ho spostato delle cose, appuntamenti con Briatore, avevo un incontro con Briatore, con Mora, con Corona, stiamo facendo una cosa insieme. E allora pensavo... saltato tutto, ho spostato tutto. Io ti ringrazio. No, tra l'altro veramente avevamo Milva ospite, è saltata all'ultima e tu capisci che è saltata quando... anche in senso, cioè, non è potuta venire, non è che sì, no. Perché no, la salutiamo, tempi va specificato. Questa puntata Milva tornerà, però è dedicata a te. No, ci vogliamo bene, grazie. Tornerà. Enrico, sai che io devo riutilizzare un paio di domande di Milva, se non ti dispiace. No, perché non abbiamo fatto in tempo a chiudere il copione. Allora abbiamo siamo così vicini, ma questo come vita proprio che... Esatto, no? Infatti volevo cominciare con la prima. So che hai lavorato con Giorgio Strehler. Certo. E com'era nell'intimità, Giorgio? Era molto discreto, nel senso... Non so cosa dirti sinceramente, perché un signore non dice mai queste cose nell'intimità. Ti posso dire che so benissimo il monologo dell'Amleto, dopo anni di urlandolo ogni tanto. Perché nei momenti di cuspide amorosa partiva essere o non essere. Quella cosa. E devo dire che è stata una cosa molto bella. Sei un grande, grazie. È stata una cosa molto bella. Senti, allora, nel frattempo tu sei diventato papà, perché l'ultima volta ci siamo visti... Non avevo niente da fare, ho inseminato. Così, no? Ti sei riprodotto? No, mi sono riprodotto con inseminazione artificiale, peraltro, per cui non so ancora com'è la situazione è stata. È venuta una signora, mi ha preso una provetta e è andata via, poi da lì in poi è uscita una figlia bellissima, per bellissima. Cui dubito molto che sia. Beh, tua. Essendo bellissima, difficilmente. Ma che rapporto hai tu con... con la bambina? Con la bambina. Ma la bambina mi guarda, adesso ha 1 anno e 8 mesi, mi guarda e fa nonno. Nonno. E io la chiudo in camera, perché queste cose qua... Ma penso di condividere questa cosa con molti genitori di una certa età. Quanti anni hai? Io... Bene, non è una bella domanda. Vabbè, a Milva non è una bella domanda, a te... È più o meno 6 anni. No, io ho 50 anni quest'anno. 50 anni, ho fatto 50 anni quest'anno, ho il cappello, come vedi, biondo cenere, perché dire grigio fa un po'... Biondo cenere, mi hanno detto che è biondo cenere. Va di brutto. No, ma tra l'altro anche Gianna Nannini, insomma, è lì, no, diventerà mamma adesso. Ah sì? Eh sì. Quasi quasi torna indietro. No. No, ma lei diventa mamma anche lei? Sì. Vabbè, sì, insomma, sì, le strade del Signore sono infinite, nel senso... No, perché? Ma lei non è, dico, di Siena? È di Siena. Va bene. Va bene, no, io sono per questa paternità. Cosa ti giri? Mamma mia, ma sei dimagrita anche tu, eh? Ah, era il microfono, pensavo fosse il cocito. Allora, Enrico, dimmi. Possiamo dire che potresti entrare nel Guinness dei primati, perché tu fai più o meno 25-30 convention a settimana. Non è vero, no? Sì, così, magari. Adesso, ne ho fatte tante e ne continuo a fare, perché la convention, spieghiamo a chi non conosce il mondo. Esatto, che cos'è una convention? Una convention è un evento aziendale nel quale ti chiamano per fare cabaret, spettacolo mirato ai partecipanti, per cui concordato preventivamente. È un momento anche che può essere non solo di... alla forza vendita, a chi? Sì, ma può essere management, forza vendita, possono essere anche clienti che vengono chiamati per dei convegni, presentazione prodotti. E lì abbiamo fatto anche un paio di lavori, sì, insieme. Sì, anche all'estero, perché ci vergogniamo di farli qua in Italia. Però devo dire che tu sei cioè lui è veramente il più bravo in assoluto in Italia. Beh, cioè... anche mi sono dedicato a questo mestiere, perché io lavoravo in banca prima, no? Per cui da lì, sì, ho fatto formazione del personale. E mi sembrava che continui a fare. Che continuo a fare proprio anche negli eventi, una formazione divertente che gli americani chiamano education entertainment. Per cui si va lì, si cerca di far ridere le persone e magari passargli anche qualche messaggio interessante.
importante. Certo. Non solo ridere, ma anche imparare a prendere. A scuola è l'antitesi della scuola, dove ti rompi le palle. E quando vai alle convention, di solito vedi che i partecipanti si siedono tutti in fondo. Perché hanno paura di essere interrogati. Invece non è così, cioè, io in America ne ho viste alcune perché mi sono preparato. In America c'era addirittura un oratore che entra e con 4.000 persone presenti dice if you have any question please, se avete domande. Sì. E ho visto dalla 4.000esima fila alzarsi uno con l'occhio di bue, l'han preso, fa half an hour ago Mr. Blanchard do you mention this matter, gli ha fatto una domanda riferita a un argomento che lui aveva trattato mezz'ora prima. E ho detto questo è fantastico questo. Poi dopo l'oratore, quello bravo oratore, gli dice very good question e non gli risponde, cioè avere buona domanda, ve lo fotte, non se ne va. Però io questa tecnica l'ho portata in Italia per primo, penso, perché la tecnica della domanda retorica, interrogativa retorica, certo, l'ho fatta in una convention fatta a Napoli con dei direttori di banca. Sì. Ed era bellissimo, erano 500, non erano 5.000, e quei 500 a un certo punto ho voluto provare anche la domanda, gli faccio signori se c'è qualche domanda. E dalla quarta, ultima fila, proprio un signore ha alzato la mano e ha detto funziona. Gli americani hanno dato una tecnica al mondo interessante che è condivisibile in tutto il mondo. E gli faccio, prego, la domanda fa, a che ora finiamo? Per cui la gente si rompe le palle alle convention. Ecco, però, volevo capire, qual è la parte più difficile? Mi immagino sia all'inizio, no? Perché ogni volta ti trovi a affrontare comunque un pubblico diverso, ma soprattutto... prodotti diversi anche, no? Prodotti pubblici, e soprattutto si tratta di come entrare in empatia. Cioè gli americani chiamano, dico americani perché fa figo, gli americani sono i maestri, certo, di questa cosa. Icebreaker, come rompere il ghiaccio, okay, piuttosto che marron breakers, come rompere i marroni. Ecco, però a proposito di questo, si tratta di stabilire subito un'empatia con il pubblico, un rapporto immediato con la gente, sì. Ok, e di solito attraverso probabilmente un saluto, una gag, oppure una frase a effetto. Le citazioni funzionano molto, anche una presa per il culo magari di uno dei... Ma quello io lo faccio meno, perché di solito sceglievo sempre quello che pagava. Ok. E poi alla fine fa prendi per il culo, faceva i segni. Ho smesso di fare la... Allora, io oggi vorrei inaugurare una rubrica che nasce e muore ufficialmente con te e si chiama Convention a cazzo. È quello il prodotto? Allora, abbiamo scelto un prodotto che è parrucche sintetiche, sì, e in pratica tu devi andare al centro del palco su quella telecamera e quella fare centrale, proprio l'inizio, probabilmente è saluto iniziale, quello che decidi tu, battuta, e poi probabilmente agganciarsi al repertorio, no? Perché sì, tutti voi... o ti agganci al repertorio o ti crei qualcosa sul prodotto. Vai, parrucche sintetiche, centrale, prego, qua, centrale lì, la telecamera qual è? È questa di fronte a me? Signore e signori, benvenuti a questa convention sulle parrucche sintetiche. Voi penserete immediatamente perché parlare di questo prodotto. Ma è semplice, Arthur C. Clarke di 2001 disse nello spazio, l'autore diceva il futuro non è più quello di una volta. E noi dobbiamo pensarci a questo argomento. Per cui quale futuro per le parrucche sintetiche? Un grande futuro, perché il cliente a volte l'avete di fronte e non ve ne accorgete. Grande! Sì. E ragazzi, da chi parte? È il più bravo! E da qui parti e vai poi. E da qui vai. No, beh, se l'applauso aiuta molto. Se non arriva, cosa dopo fai? 10 minuti dici, signori, esco un attimo. Oppure mandi delle slide da far vedere. Che funzionano sempre. Quelle funzionano sempre, sì. Senti, tu sei di Milano e dobbiamo dire che Milano in questo periodo sta cambiando molto, no? Sì, in vista dell'Expo e, certo, e tutto quanto. Quindi diciamo che vabbè, stanno facendo della facile ironia quei pirla in regia, scusateci. No, ma questi sono tutti lavori in corso, work in progress. Esatto, sì. Progress è la parola meno adatta. Guarda, io sono come milanese, nato in un quartiere di Milano che si chiama l'Isola. L'Isola, certo. Ed è un quartiere, si chiamava Isola proprio perché c'erano i navigli intorno a circoscriverla, il Tombun de San Marc, tutte, sì, queste cose. Mio padre ci andava a fare il bagno, mio padre è del 26, per cui c'ha una certa età, e quando gli ho detto guarda che qui ci sarà l'Expo, per cui devi adattarti, perché l'hanno quasi murato vivo in via Volturno dove abita, cioè lui non può uscire. In che senso? Hanno fatto la metropolitana e gli hanno detto uscirà dopo il 2015. Lui fa, ma io ho 86-84 anni, se no sai che la fu arriva al 2015. Gli ho detto, e allora stia dentro così è già sepolto. Ma come? È andata una situazione.
però sono tutti molto euforici. Devo dire che tanti crateri così a Milano non li vedevo dal bombardamento delle Varesine e degli alleati, quello del 45. No, però scusami. Ma arriverà, ma da, io sono convinto che arriverà poi. Cioè che però si è una grande occasione sì, sì. Per Shanghai Milano, ha fatto un grandissimo Expo e infatti là ci sono i cinesi. È una bella differenza. È una bella differenza. Siviglia ha fatto un Expo così così. Per cui non si sa. Noi l'ambizione è che dia lavoro. Sta facendo molto, no? Per io con quel cognome lì lei non può che fare bene. Questo è proprio lui o lei? Perché questa foto, scusatemi? È la foto della Moratti. Stiamo parlando della Moratti. Vabbè, però. È troppo facile l'umorismo sull'estetica. Ragazzi, togliete Stanlio. In effetti ci assomiglia, però non è carino. No! Vai! Sono deficiente. Ecco, grazie. Oh, grazie mille, nostro sindaco. No, dicevamo che comunque... Insomma, ti ho sentito un pochino polemico, sbaglio. Io? No. Assolutamente no. Io sono a favore di ogni iniziativa che tenda a valorizzare questa città. Sì. Ad esempio, mi sono battuto molto per il verde verticale, questa grande intuizione. Anch'io! È una gran bella pirlata. Intendo dire una... Come? Sì, sì. Perché... No, l'idea è molto bella, l'idea è molto bella, ecco. L'idea è quella di recuperare attraverso degli edifici che siano coperti di verde. Dei giardini verticali. Dei giardini verticali, certo. Di recuperare l'ossigeno per questa città, io il ricambio. È una bellissima idea. È una bella idea, il problema è che quelli dovrebbero essere, come a Copenaghen, come in altre città d'Europa, sì. Non alternativi ma a supporto di giardini orizzontali. Cioè, certo. Non devono togliere spazio al verde orizzontale, il verde verticale. Invece qua si tende a dare il verticale per approfittare del resto e fare cubature di cemento. Per adesso certo. Io sto vedendo solo il cemento verticale e poco verde orizzontale. Anche perché poi quando porti il cane a pisciare, lanciarlo in alto e aspettare è un problema non indifferente. Allora, noi ci vediamo tra pochissimo con il sondaggio di Geppi Cucciari. State lì. C'è Geppi Cucciari? C'è Geppi. No! Ah. Adesso andrà a smazzare dalla nostra Melissa. Da Melissa? Sì. Smazzare? Sì, sì. Smazzare perché sì, che lo so che è un termine... Beh, no, smazzare va benissimo. Cioè... Benissimo. Allora, io giocavo... No, perché lei dopo ti fa il mazzo più lei, tardi. Lei fa il mazzo sì, a me. Lei fa il mazzo a te. In onda? In onda. Quindi ci portiamo avanti con vado, il lavoro. Vado. Con piacere. Melissa, eccomi. Pensa una domanda. Pensa una domanda. E non mi do la risposta perché... Non sulla salute? No, per favore. Scusa. E neanche sui bambini, se possibile. Si sta toccando, l'ho visto. Fino qua? Cioè, non lo so. È un caso di orchite se mi tocco fino qua. Fatto, lascio così. Grazie a te. Cercate qua. Hai delle alte aspettative. Enrico. Eccomi. Sai che è vero però questa cosa dell'orchite? Sì, È appena uscita, giuro. È uscita, un bellissimo momento questo, perché... Ma che... No. Volevo dire che se me, ma non è la domanda giusta. Allora, io volevo andare via, però a questo punto ti chiedo qual è la carta esattamente di quella roba lì? Vai a ripescarla, comunque era l'asso di bastoni. L'asso di bastoni cosa c'entra con... C'entra. Lascia fare. E su questo bellissimo momento io farei entrare il nostro asso nella manica. Mi sta già guardando così da dietro. Geppi Cucciari! Ciao Enrico, ciao, è molto ciao, bello Geppi. Cercare di intrattenerti comicamente dopo che hai appena preso che hai probabilmente un'orchite alle porte, quindi noi proviamo a sdrammatizzare che non questo sia momento. Dietro, ecco le porte, l'orchite, no. Sempre averla davanti. Ecco. Io do il benvenuto insomma, a quest'uomo, grazie. Un grande amico che non ha bisogno di presentazioni e meno male perché chi se l'era mai preparata ti doveva essere Milva, quindi non sapevo neanche che cosa dire.
lui credo che lo sappia. E poi tra l'altro tu sai bene, dico Vicky, io te l'ho detto tante volte, che è molto difficile lavorare tra comici insieme, perché l'ho provato con Max Giusti, con La Russa l'anno scorso, è difficile. Lo so. Perché tra comici si sviluppa o un galateo artistico, per cui lui mi guarda tipo cane di marmo e non dice niente, oppure cerca di parlare, giustamente, essere comico altrettanto e più di me, e a quel punto mi tocca incendiargli la macchina. E capisci che non è bello. Poi ti chiedono perché uno viene in taxi. Cosa hai detto? Sei venuto in taxi. No, 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 sono venuto in macchina e l'ho lasciata qua. No, no, non diciamo niente di tassista. No, no. Mi era rimasta una domanda su Milva, quindi a questo punto, siccome siamo in crisi... Ci mancherebbe. Cosa, te le fa lei, non te le posso fare io? Chi sono io? Solo perché non ho le scarpe a banana. Allora, Milva e Aldo Biscardi hanno gli stessi capelli. Secondo lei sono parenti o entrambi si fanno lo shampoo con lo spritz? Allora, secondo l'80% degli italiani... insomma, Biscardi e Milva si fanno i capelli con lo spritz ed effettivamente abbiamo qui la prova, anche la prova colore, proprio confronto, c'è una certa inquietudine, insomma, somiglianza anche abbastanza imbarazzante. Sì, scusate se parlo di capelli, tra l'altro qua. No, da... per no. carità, no, no, è un bel ricordo, se non di caso. So. Ci tengo sempre. Scusa. È un po' come parlare di consecutio tempore a casa di Renzo Bossi, quindi insomma andrei avanti. Abbiamo un'altra domanda, sempre che era sempre su Milva, quindi vado avanti a questo punto. Milva ha a lungo collaborato con Franco Battiato, anche secondo lei Battiato mette in fila parole a caso e si diverte a prenderci per il culo? Sì, per il 54%. Sì, è un mio mito Battiato, che amo, lo amo tantissimo. Vabbè. Ti piace Enrico Battiato? Moltissimo. Enrico, sì, ti piace, dovevi dire come sì, no, ce l'ha scritto no. qua, meno male. Mi piace molto. A questo punto vorrei ripercorrere insieme a te un passo di un brano, una canzone, Magic Shop, un classico degli anni 70. Questo insomma la versione in prosa, c'è chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma e giorni di digiuno e di silenzio per fare i cori nelle messe tipo Amanda Lear. Non si capisce neanche qual è il complemento oggetto e tra l'altro ho scoperto qual è l'autore di questo grande testo, una persona che tu sicuramente apprezzi di rara raffinatezza, per eccolo carità. Qua il paroliere in raccoglimento. Parliamo di poeti. Per ringraziarti un piccolo, insomma, servizio, una piccola rassegna stampa dedicata a te, perché tu hai dichiarato di non amare stare insomma, nei giornali di gossip perché non ti interessano. Guarda caso questa settimana invece sei stato molto protagonista di quel tipo io? Di giornali. Sì, sì, non è certamente bisogno, come hai chiarito, no, no, però sono stati loro a corteggiarti. Ho tre copertine, la prima è quella di Novella 2000. Vediamo. Lele Mora, dopo Corona ho amato Bertolino. No, no, non lo fa. Non negare, niente. Ma sai, non me l'ha mai detto. Negano tutti, guarda dopo. Non me l'avesse detto io. La seconda è di chi? Bertolino è Paris Hilton. Cosa non si farebbe per una camera d'albergo gratis? Hai anche preso il portacenere. Vuota, possibilmente. E il terzo tabloid di gossip che si è dedicato a te è Il Giornale. Dossier no. Bertolino, suo cognato ha una casa a Cormano, sinistra da ridere. Ma come? L'hanno trovata. Ti lascio nelle mani di Vicky. Grazie, grazie. Ti amo. Ah. Se sapevo non venivo, quella vecchia frase. Senti, parliamo ancora un pochino di Milano, perché sì. Sicuramente avrai avuto modo anche tu di apprezzare il monumento di Maurizio Cattelan in Piazza Affari. Sì. Tra l'altro Maurizio Cattelan lo salutiamo. E niente, che cosa ne pensi? Ma penso che sia più realistico questo dell'indice Mibtel. Cioè, l'indice Mibtel è questo. Questo è il medio per gli azionisti. Certo. Sì, sì, sì. Funziona dai tempi della Lehman Brothers. Sì, sì, eh? Sì, sì, sì. Solo che là, quando sbagliano qualcosa, fanno gli scatoloni e vanno... Gli scatoloni li fanno i clienti e questi invece vengono tutti promossi, chi di più, chi meno. Vanno ai domiciliari nelle ville in Sardegna, questa è una cosa vedi? Bella. Vedi? È un paese infatti. Meraviglioso, non finirà mai di stupirmi. Lo so, è l'Italia, metterei l'Italia. Però questo monumento lo lascerei qui fisso e non lo toglierei più. Io, certo. Soprattutto ci dopo le lavorando. Ultime performance. Sì, ci sì, fisso. Speriamo. Complimenti a chi ha avuto l'idea. Finazio, speriamo che appunto rimanga fisso, secondo me forse ce la faremo, non lo so. Comunque è un paese, diciamocelo, di grandissimi performer, tra l'altro sì. So che Maurizio Cattelan in realtà si è ispirato a un'artista di parte contemporanea certo, certo, certo. Già da
parecchio tempo, quindi in qualche modo non era poi così provocatoria. Insomma, io ti voglio sottoporre una serie di performer italiani e vorrei capire con te dove piazzare, diciamo, questi possibili monumenti. Va bene, se posso dare una mano. Il primo, eccolo qua. E questo lo metterei davanti all'erario, all'ufficio delle tasse. E questo è bellissimo. Molto, sì. Ci sta. Ecco. Ci sta. Quindi andiamo col secondo lavoro. Questo qua è un classicone. Davanti a San Siro, quando gioca al Milan. Perché tu sei interista. Sì. Perché è interista. Sì, vabbè, poi è chiaro che i milanisti lo metterebbero quando gioca l'Inter. Certo. Ma è corretto, cioè ci sta. È giusto. Ecco l'ultimo. Ma questo qua lo metterei un po' dappertutto a Milano, nei parchi, in alcune zone pedonali, davanti all'Ecopass. All'Ecopass. E gli metterei, cambierei, farei Ecopass. 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 Che è milanese. Eh sì, Ecopass, ma non è, a Milano è, non è volgare. Non è volgare. Sì, no, Q e Q sono la stessa cosa, basta sì. Un accento. Q è la testa, Q è bottom. Esatto. E a volte si confondono, no? Ragionare quindi... con il cuo o con il cu. E poi c'è il vecchio proverbio: chi volta il cu a Milano volta il cu al pan. Cioè chi volta il sedere a Milano volta il sedere al pan. Al perché pane. Sono i lavoratori, Milano che lavora. Ecco. Certo. Io invece avevo usato vada via il cu perché era molto, aiutava a capire i milanesi, perché è un potere transitivo. Cioè è un insulto. Milano si muove molto grazie a questo modo di dire. Se uno straniero si ferma in piazza della stazione e fa sorry, what about the central station? Ma vada via il cu. Lui prende e va. E non è mai ferma questa città. Mai ferma. Arisa, tu lo capisci il milanese? Sì. È una lingua. Tu Arisa capisci il milanese? Il dialetto milanese? Sì. Proprio quello stretto o no? Vada via il cu, l'hai capito? Sì, sì. Non è volgare. Cos'altro conosci? Non si può dire. Ormai si può dire peggio tutto. Di questo? No. Uè, figa. Con l'intonazione se me lo perfetta, dice lei però. Lo dico, cioè se mi dice lei che posso dirlo lo dico. No, ma io potrebbe... io non su quella roba lì poi anni che ma non ma dai lei a chi? A tu, lui? Tu, a te. A te? A io. A lei, di, lei. A lei, la trasmissione è tua, cioè nel senso se tu mi dici che posso dirlo lo dico. Ma ormai l'hai detto, diciamo che... Calma. È un termine... Mi scusi, però... Sì. Scusami, cioè... Sì, vai. Non è nel mio linguaggio corrente, però no. Lo sento spesso, quindi... Sì, è ripetuto. E poi va contestualizzata. Certo. Cioè? Cioè, detto in questo contesto, non è descrittivo dell'oggetto o del desiderio sessuale maschile, okay. Ma è puramente un sillogismo, sì. Una perifrasi all'interno di una perifrasi può stare benissimo in termini semantici. È una super cazzola questa, meravigliosa. A questo punto, anche io ti faccio vedere invece Beautiful che noi seguiamo. Sì. E da molto tempo ormai, da 2 stagioni, tu lo guardi ogni tanto? Chi? Beautiful. Ah beh, spesso, io lo registro quando non ci sono. Vedi? Allora ti facciamo vedere una piccola anteprima della prossima puntata. Vediamo. C'è quello con la mascella da stiro, quello... Sì, è Ridge. Meraviglioso. Vediamo. Almeno 20 chili, sei un ciccione. Mamma, potevi lavarti i capelli che sono tutti unti e sembri mezza pelata. Oh, e si vedono tutte le corna che ti ha messo papà. Non capisci una mazza. Sono la nuova opera d'arte contemporanea di Maurizio Cattelan dopo i bimbi. Appesi all'albero, il dito medio in piazza, ha fatto la vecchia, che sembra un alce. E dove ti mette, sul Duomo? Tesoro caro. Non sfottere, che in storia dell'arte avevi sempre 3,5. Certe opere servono a scuotere le coscienze. Non puoi farti scuotere solo dai vestiti agghiaccianti di quella Lady Gaga. Il cesso di Duchamp mi ha scosso, ma per le legnate che mi hai dato quando ci ho fatto la pipì dentro. Tanta pipì. Dentro. Oh, mio caro, avevi 32 anni. Quante ne hai combinate con quel pistolino? Ne ho messo incinta 18. Un momento bellissimo.
una valida, validissima alternativa al tè del pomeriggio. Eh sì. Molto bello, molto esaustivo anche nel... Ma sai che lo seguono tantissimo. Ma Beautiful credo, è anche, uno dei... Anche perché poi c'è il linguaggi, è l'analisi del linguaggio. Convention a cazzo, attenzione, tocca a te. Oggi, emulsionabili per... Boh, non so, è sparito il VD Wall, per quanto era bella questa idea, è morto proprio il VD Wall. Allora, te lo dico io. No, riparte. Adesso la riprendo. Convention a cazzo, oli emulsionabili per Trapani. Benissimo, si rifiuta. Radiali. Ce la possiamo fare, andiamo avanti ugualmente. A nero. Succede nelle convention. Signore e signori, benvenuti a questa stupenda occasione. Un'occasione imperdibile per riuscire a vendere oggi oli emulsionabili per Trapani Radiali. Voi vi chiederete, ma perché? Me lo chiedo anch'io. A me mi pagano, voi no. Qual è la differenza? Questa non si usa quasi mai. Però aiuta, quando hai una materia come questa devi entrare nel merito. Perché poi si alza sempre l'esperto di oli emulsionabili e dice: ma scusi, ma lei a che titolo parla? A titolo di consulente. Lei a che titolo parla? Di partecipante. Gran differenza. Lei partecipa, io incasso. E lui si rimane un po' male. E poi non ti pagano. Senti, abbiamo sbazzato prima e a questo punto... Vado a sentire. No, ma puoi stare anche qua? Sto qua. Sì. E te lo fa a distanza il mazzo, devi solo fare il mazzo. Ancora più divertente. Niente, devi solamente fare una domanda alla nostra Melissa P. Cioè, di tutto quello che, escluso quanto detto prima, io, dato che vengo da Milano, città molto operosa, chiedo il lavoro come sarà? Il mio futuro lavorativo. Il futuro lavorativo è strettamente connesso con le donne. Devi riuscire a fare una cosa che riguarda le donne, il commercio femminile, la creatività femminile. In che senso? Nel senso che lui ancora non ha ben chiaro che le donne sono, oltre che donatrici di qualcosa, anche ricettive. Anche loro non ce l'hanno molto chiaro in questo senso. Cioè, è reciproca la cosa. Se vogliamo anche usare questa tribuna, posso ancora dare. Quindi le carte dicono che la prossima convention dovrà attenersi al mondo del femminile, al mondo delle donne. Sex toys? Possibile, con la ricettività. È un challenge enorme, una sfida fantastica. Ti è mai capitato? No, però so che ci sono convention anche di prodotti al femminile e so che alcune colleghe questi oggetti, diciamo, che vengono... Sì, sì, no, ma sono oggetti peraltro che oggi sono accettati in tutto il mondo. Sì. Cioè, peraltro... Una milanese su due ha un... Io conosco l'altra. Senti, parliamo un pochino... Melissa. Prego. Dei tuoi impegni televisivi, invece. Ecco. Porca miseria. No, ragazzi, dai. Senti che silenzio, cioè. Ma l'ha visto qualcuno? Perché magari sanno... No, perché l'hanno chiuso. Insomma, ci dispiace perché tra l'altro ci piaceva molto come programma. Appunto, cioè i programmi belli vanno chiusi. Tu quanto duri ancora? Ma secondo me arriviamo forse alla fine della settimana. No, beh... Se posso, è un argomento che mi tocca particolarmente, certo. Mi sta a cuore. Globe è una creatura nata 5 anni fa, sì. Come creatura televisiva intendiamo, non esageriamo. È un programma nato da un'idea mia di Marco Posani. Non è un format, non è stato acquistato da nessuna parte, non è stato prodotto, è stato prodotto da un'agenzia, dalla nostra agenzia e dalla RAI. E Globe è un programma che ha fatto già 10 edizioni, 106 puntate. Anche se poi, andando all'ora della TV, che io chiamo dei metronotte, quella quando rientra il metronotte, il panettiere panifica. Che ora è? Sono più o meno le 23:35, 40. Quest'ora. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i metronotte rientrati adesso. Grazie per il vostro lavoro. E Bertolino. Allora, era giusto che prendesse una pausa di riflessione, di riposo e di relax. Però io so che il direttore generale della RAI... Sì. Ecco. Ma ragazzi, non avete trovato una foto? Siete pazzi? Il direttore generale della RAI? No, non hanno trovato una foto di Masi? Andate su Google, per favore, vediamo se c'è una foto sua. Ma no, ma perché è lì in mezzo? Ma perché lì in mezzo? Va bene, hanno digitato Masi e sono uscite un sacco di biciclette. Allora, eccolo, ecco, dovrebbe essere questo qua in fondo. Vicino al dissidente eccolo cinese. Qua. È tra il cinese e la bicicletta. Quello è lì il cambio, è il direttore lui generale della RAI.
Allora, lui ha dichiarato questa cosa: non mi piace quel comico bergamasco. Io ho tirato uno respiro di sollievo perché sono valdostano di origine. Per cui a me è andato deluso. Meno male che non parlava di me. Non parlava di te. No, io ho fatto un personaggio che chiama Muratore Bergamasco, che se avesse avuto modo di rispondere a questa... Come avrebbe risposto? Bergamasco aveva detto, ma non mi piace a me, che lui non avrebbe capito, per cui saremmo pari e patta. Pari e patta. Sì, sì. Senti, a questo punto io vorrei far entrare il nostro prossimo ospite, perché faremo insieme il Cielo Manca, il gioco delle figurine. Sì, benissimo. Prima facciamo entrare lei, Benedetta Parodi! Oh, porta a mangiare! Io ormai l'ho imparato. Enrico Bertolino, eccoci, eccoci qua. Cotto e mangiato. Esatto. Allora mi inviti, eh? Ci vediamo a Cotto e Mangiato. Allora, prendevo degli inviti. Elemosinavole ospitate. Allora, vorrei fare un sacco di convenevoli, siamo molto in ritardo, quindi io parto subito con il Cielo Manca e ci baceremo dopo. Vabbè. Quando te ne vai tu, Enrico. Ah, fate pure, cioè io mi metto dietro e guardo e poi lasciamo stare. Tu hai mai giocato a Cielo Manca? Quello, sì, il gioco delle figurine. Sì, giocavo da piccolo. Quindi sì, lo conoscete, sì. Vi proporrò una serie di esperienze. Io giocavo a Zecchinedda più che altro, che era proibito, quello che buttava contro il muro, che era più vicino, prendeva i soldi, ma era un gioco d'azzardo. Hai 150 anni tu? Sì. Ah, ecco. Eravamo io, erano sette, e tu Tancamon. Allora, serie di esperienze, dovrete dire Cielo o Manca. Va bene. Logorrea. Cielo. Manca. Frustino. Manca, purtroppo. No, io ho la frusta per montare la panna. Quindi, Cielo. Cielo. Però, che però si panna. Può usare anche per altre cose. La frusta? Ma insomma. Fa male quella, cioè. No, no. Non come? Schiocca, diciamo. Non schiocca! Però poi ci si può pensare. Sesso da ubriachi. Manca. Cielo. Cielo? Basta, non dico altro. Fai la prossima. Cielo? Cielo? Vabbè, ma magari anche io poi non mi ricordavo. Cosa? Fai la prossima. Ma di che cosa eravate ubriachi? Guarda, hai fatto... Tequila boom boom. Boom boom è arrivato dopo. Ragazzi, la tequila. Hai sbagliato ospite. Prima la tequila e poi... Però non è botta e risposta, via. Cielo Manca, passiamo alla prossima. Hai ragione, hai ragione. Ma... solo che sentite dire tequila boom boom, cielo mi e sento così, un pirla che non ce l'ho. Esatto. Mi sento veramente un pirla. Allora, vacanze con Giorgio Gori. Manca. Cielo tutti gli anni, bravo. Tutti gli anni, va bene. Figure di merda. Cielo, cielo. Più di chi una. Non le ha? Sì, eh? Sì. Tunnel carpale. Manca. Tunnel, nel senso... quella roba degli quella sms, roba... la malattia degli sms. Ah! Cielo, cielo. Cielo? Sì, sì, sì. Okay. La mia generazione non aveva questa qua del tunnel carpale, noi eravamo più... venivamo da... non c'erano i cellulari. Dimmi. Ottimo tempismo, perché essere trombati. In che senso? Questa volta lo devo chiedere. Non mi sono mai candidato. No, la manca. Vita. Ma fisicamente? No, no. Ah, no, perché questa mi hai fatto vedere la foto trombati. Prima, io no. Sono rimasto un po'. Un po' trombato. No, essere trombati, no, cielo. In quel cielo. Caso cielo, sì, sì. Manca. Manca. Cioè così, forse. Ok. Non hai saputo? Io cielo. Porca miseria. Autoerotismo. Cielo. Autoerotismo, cielo. Manca. Non è possibile. Allora, sai che l'hai fatta l'altra settimana, che c'era la Gregoracci, e ho detto, mo speriamo che non la rifaccia, perché sennò mi dice, è impossibile. Dai, non è possibile, Benedetta. Non mi piace la solitudine. Bravissima. È uscita alla grande. Peli superflui. Cielo. 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 Feticismo dei piedi. Cielissimo. È un'ora che ti sto guardando. Manca. Manca. Vabbè, per un uomo a volte. Che ti piacciono i piedi? Beh, ma penso che piacciono a molti, ma non ma al punto dell'esasperazione. Sì? No? Sì. A me fanno senso, penso. Senso? A te fanno senso? Sì. Cosa, perché vede l'uomo quelli in ciabatta? Quelli maschili soprattutto mi fanno proprio senso. Parisa? Anche con l'infradito? No. Melissa?
quelli maschili mi fanno schifo. Vedi? Schifo. Vedi? Sì, dai, non avete mai visto un piede fatto bene? Lampade? Ce l'ho. Cioè, ma tu sei di quelli che va sui siti a guardarsi... Sai, ma va, fanno... ma figurati, adesso mica così scemo. Però se tu guardi tutti i giornali.it... fanno sempre il quadratino in fondo, anche i grandi testate, i grandi quotidiani dicono sfilate di scarpe a Bogotà. Chi ne fotte la gente? È per avere più click da parte di tutti quelli che vanno a vedersi le scarpe coi tacchi. Veramente? Ma ce n'è, dai, ce n'è. Ce n'è un mondo da esplorare. Io no, apprezzo semplicemente una donna che abbia dei bei piedi perché slanciano il corpo, sale la caviglia, si modella il polpaccio, la cosa si allunga ed esce un culo da poesia. Posso essere sincero. Sei un giugiaro del feticismo, va bene. Allora, lampade. Cielo. Abbronzanti? Manca. Sì, manca. Unghie dei piedi lunghe. Porca miseria, manca. Manca, non mi piacciono. Voglia di tradire. Passo. Passo. Non male. Voglia di tradire, ma dai... siamo onesti, cielo. Cielo. Cielo, ma... Dire che dalle carte l'ho visto. L'hai visto dalle carte? Sì. Molta. Ma non è vero. Adesso non esageriamo. Mi fanno un culo così a casa. Io non è vero. Mi fai perdere mia figlia appena nata. Cioè, no! Che figura faccio? Ma allora, non è vero. È una finta. Si registra. Montano tutto. La cambieranno. Manca voglia di tradire. Sì, io proprio sì. Sei arriverà. Felice. Fabio dice, non è... No, io ho paura delle persone troppo sicure. Oh, eppure... Ok, e finiamo con Cilecca-letto. Cilecca-letto? A letto. Cilecca è... Defiance. Cioè, diviso Cilecca o... No, No, per sapere, hai messo una baradan di argomenti. Defiance. Cielo, e come no? Vabbè, ma cielo. Per una donna è diverso, insomma. Finge. No, sì, anche... Ma parte. Sì. No. Sudoku mentre fai, manca. Cioè... Manca? Ho delle doti nascoste. Ma... Hai mai finto l'orgasmo? In tempi passati. Sì. Ah, sì. Oh, ce l'abbiamo fatta. Va bene, grazie mille Enrico. Grazie per a voi, è passato. Grazie, grazie. Grazie, Dolore. Grazie a te. Grazie. Ciao, molto piacere. Ciao. Saluto il mio gruppo. Accomodati pure. Io vado di là perché sono entrato di qua. Assolutamente. Grazie, Elisa, ciao, grazie. Inizio soft. Ciao, Melissa. Proprio. Ciao. Allora, saluto ci vediamo tutti. Tra pochissimo con Benedetta Parodi. Stati lì. Compagnia di Benedetta Parodi, e tra l'altro le stavo facendo notare le scarpe che ho messo per lei. Esatto, io te le cucino se vuoi, flambé. Esatto, puoi fare un flambé di banane. Allora, io vorrei ascoltare la nostra Risa che ha preparato un pezzo per te e poi andremo a smazzare dalla nostra Melissa, per cui prego maestro. Keeping pushing me inside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving, Benedetta Parodi. But after all the said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love, after love, after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love, after love, after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong. Bellissimo.
Questo pezzo di Cher, tra l'altro bellissimi gli effetti anche. Sì, sono speciali. Infatti. Bene, bene. Allora, Benedetta, ti posso chiedere di smazzare? Sì, per la nostra Melissa? Vado. Sì, prego, vai. Eccoci. Ammazza, che stacco de coscia che è la nostra Benedetta. Mamma mia! Richiudo io. No, no, va benissimo, grazie. Sei in formissima. Basta non cadere. No, 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 sei proprio bellissima. Grazie. Senti, però diciamocela tutta, è un po' una disgrazia avere una donna come te in casa, perché tra l'altro la tua rubrica di cucina la fai proprio... Sì, da casa mia, infatti, esatto. È una iettatura per chi mi sta intorno. Sì, perché sì. Quel poveretto di tuo marito, tra l'altro Fabio, lo salutiamo, io so che adesso è ridotto così a causa tua, perché cucini a ogni ora e... Ecco, Fabio Caressa... più, infatti, tienitela tu a Milano, fai cucinare un po'. No, ma Fabio non arriva ad avere i miei cibi, perché comunque io quando cucino poi ho la troupe in casa, sì. E di solito mi mangiano quasi tutto, quindi a volte la troupe. Sì, a volte lui passa mentre io sto cucinando una cosa che gli piace, poi arriva a cena e dice: ma allora è rimasto un po'. No. Perché tu cucini per tutti quanti. Eh sì, cioè in realtà sono... E si risparmia sui buoni pasto, che visto? Meraviglia. Infatti fantastico. Essere la mia troupe è molto richiesto. Ma scusami, ti voglio chiedere, io... Sì. Cioè, a parte che voglio diventare la tua migliore amica, perché non sapendo cucinare, io voglio poterti chiamare... Ti do il mio ma numero. A ogni ora per chiederti come si prepara. È già successo, perché io sono una consulente a tutte le ore. Cioè? Del giorno. No, nel senso che gli amici mi telefonano spesso, no, per avere ricette. In ogni momento, per esempio, io stavo per partorire, stavo per entrare in sala parto. Sai cosa? Hai già il camice quello... Non lo so, vabbè, non ho partorito, è un tasto dolente, però... Cioè, sei lì che ti stanno per portare... Mi suona il telefono della mia amica Romina, che saluto, e pensavo mi volesse incitare perché sapevano che stavo per partorire, e fa: ah sì, beh, ma scusa, no, io veramente ti ho chiamato perché devo fare gli spaghetti alle vongole. Ma come? Cioè, però mi dici in due parole, aspettate un attimo. Ma cosa vuol dire? E il giorno dopo mi ha richiamato e io ho detto: sì, il bambino pesa 3,2 kg, sono venuta benissimo, mi ha telefonato per dirmi grazie. Ed è ancora tua amica. Sì, l'adoro, la salutiamo. L'adoro. Ciao. Benissimo. Senti, tu hai dichiarato che, lo leggo qua perché, che sei brava a fare i risotti e che al liceo li facevi sempre ai tuoi fidanzatini. Sì, e poi e parliamo poi... di risotti, vero? Sì, sì, risotto. E poi ci lasciavamo. No, scusa un attimo, perché mi hanno scritto questa domanda. La sto leggendo. Cosa vuol dire risotti? Io conosco solo un tipo di risotto. Risotto. Ma i miei autori, che sono dei cretini, hanno scritto questa domanda e ridevano. Io adesso sospetto che ci sia un doppio senso. Nel risotto? Attenzione! Tra l'altro questo qua è il rullo di quei deficienti, degli attori che scrivono il programma. Ecco, quasi tutti maschi, ma risotti... Risotto. Ma perché ridevo su risotti? Io non, se c'è un doppio senso, e sulla cucina ce ne sono, Io non lo conosco sul risotto, ti giuro. Ma risotti... Scusa, Arisa, tu sei brava a fare i risotti? No. No, sono troppo nordici per me. Troppo nordici? Sì. Vabbè, ok, sono risotti. No, ma che, scusami, che dopo quelli si chiamano sono? In un altro modo. Che cosa? Che cosa? Come si chiamano? Non ho capito. Ma cosa? C'è un doppio senso, quindi tu hai colto. Beh, se lo dici tu l'ho colto. Ma io non l'ho detto! Noi non l'abbiamo trovato! No, scusami, dicevi che c'è un doppio senso. No, no, no. Cioè, che ci sono tanti doppi sensi in cucina. In cucina? Beh, sì. Tipo? Adesso, porca miseria. Mi soffocotti alla matriciana. Solo... Scusa. Non ho capito cosa hai detto. I soffocotti alla matriciana. Cosa sono? Sono una specie di panzerotti dove praticamente si soffoca il... Esistono perché si soffoca il ripieno. Aspetta un attimo che non sto capendo. Prendo nota. Io che non so cucinare.
cucinare, sto perdendo dei suggerimenti. E poi si fa il sugo alla matriciana. Sono come dei panzerotti a caramella. Ah, e sono, non so, hanno un doppio senso? Non ne usciamo vive, io allora, a proposito di cosa sta succedendo? Soffocotti e risotti. Geppi! Tu sei una grezza, cioè una dimensione apocalittica. Tu l'hai ribadito con arroganza. Ma io non ho detto, io ero in ascolto. Mi hai chiamato a proposito di che cosa? A proposito di buon cibo? Di buon cibo? Di carboidrati, di tirarmi fuori dalla merda, perché non so più come uscirne qua. Allora vengo volentieri. No, perché scusami, poi ci si è messa anche Benedetta, che ci sono un sacco di doppi sensi in cucina, mi ha dato in tilt il cervello. Ma quella è una signora, capito? La stai trasformando in una scaricatrice burattina. Ma io la reputazione. Guarda, 10 minuti. La reputazione qui buttata al cesso, guarda. Una vergogna, io lo so. Andiamo con i sondaggi. Parlavo della mia, chiaramente. Grazie per la sigla. Do il benvenuto a Benedetta Parodi, un esempio dell'enorme poliedricità che hanno le donne e di come, insomma, sanno rinnovarsi. Ha esordito con un programma sexy, Studio Aperto, e adesso è diventata la Che Guevara dei fornelli. Complimenti, cara Benedetta. La gente dovrebbe pagare gli abbonamenti su Sky per vedere fior fior di canali tematici, così, sulla cucina, sui primi, sui secondi, sui contorni. Invece no, lei, con la sua grande generosità, in chiaro dà consigli culinari, delle ricette fantastiche che poi raccoglie nei suoi libri, accompagnati anche da accattivanti foto come queste. Ecco le sue verdure ripiene in questo scatto, veramente. Ma sono buonissime! Guarda, ma che siano buone non c'è dubbio. Ecco, chiariamo che non è stato Toscani a fare le foto del tuo libro, mi sembra evidente. Le leggerissime costolette d'agnello, anche queste, insomma, vengono dal tuo libro. E anche una ricetta, insomma, molto... Non è vero! La pasta col tonno, un intramontabile. Eh sì, brava Benedetta, hasta la pietanza sempre. Allora... Ecco qua, veniamo al sondaggio, cara Bene, che ti abbiamo strutturato. Vado subito a leggertelo. Benedetta Parodi si è definita una casalinga disperata. Anche lei si sentirebbe una casalinga disperata se fosse sposata con Fabio Caressa? Guarda, no, per il 51%. Ma dai! No. Solo un 13%, insomma, reputerebbe peggio essere la moglie di Bergomi. Comunque, il dato è sorprendente. Una donna su due, insomma, ti invidia quel marittino che ha. Certo, devi stare molto attenta. Tu smentisci invece la tua gioia? No, la ribadisci. Allora, non so come debba essere sposata con un telecronista, forse anche nei momenti più epici, anche, che ne so, in quel momento lì, non lo so, tu non ne vuoi parlare. Parli sempre di sesso? No, magari, non lo so, diciamo un po' di deformazione professionale, quando, che ne so, quando fa gol, urla sempre, magari, poi il problema è che dopo, diciamo, l'amplesso, c'è Bergomi seduto sul comodino che vuole fare un richiamo tecnico. Quello è un po' inquietante. Poi lì Mario sconcerta, attacca coi numeri e di tempi supplementari non se ne parla, immagino. Siamo tutte con te, Bene. Veniamo alla seconda domanda. Cosa dicono i suoi amici delle ricette che ha copiato dalla Parodi? Molto bene, 7,4%. Non ho più amici, 93,6%. Falsato, non è vero, perché poi in realtà qua si chiarisce, è come la fanno loro a casa, poi certo, tu, cioè, se la facessero paro paro, insomma, magari so che tu hai cucinato per una pletora di amici, dici sì. Pletora vuol dire tanti. Sì, ma ero un po' agitata. Ti ringrazio. Così anche...
per i tuoi amici Luca e Paolo, per la tua amica Ilaria De Amico, hai cucinato nella tua vita, hai cucinato per delle... Sì, è venuta un paio di volte a cena, sì. Sì, la salutiamo. Certo. Poi hai cucinato anche per Vialli e Bergoli, che sono venuti insieme a casa tua, loro vanno insieme dappertutto, anche il ristorante come carabinieri in coppia, perché uno legge il menù e l'altro sceglie le posate. Da Vicky Non Andare, che fa solo Trionfo di Speedy Pizza, è composta di Sofficini Findus. Lo sconsiglio vivamente. E uova, sei capito? E uova. Andiamo a celebrare i tuoi successi, cara. Oh. Il libro più venduto del 2010 è stato quello di Benedetta Parodi, con oltre 800.000 copie vendute. Appresa questa notizia, lei preferirebbe emigrare in Francia o in Spagna? Vincono i cugini, i simpatici cugini francesi, sono i nostri preferiti. Allora, io mi dissocio da questa domanda, anche da questa risposta. Cosa c'è di male se un libro di cucina vende tantissimo, non è vero? Tra l'altro, seduzione, cucina, è giusto. Io l'ho letto tutto e l'ho anche fotocopiato. Come fotocopiato? È cucina, sì, anche per darlo agli amici. Per non sporca... Ma come? Non è vero, no, per quando, cioè, quando tu cucini poi lo puoi sporcare, no? Vero. Se lo fotocopi e lo metti in una cosa impermeabile, come fa Vicky... Quindi siccome è proprio cucina mania, ormai tutti pubblicano, sì, libri di cucina, vogliamo un po' analizzare i tuoi competitors. Ecco qua Gianfranco Fini con La mia cucina, edito da Mondatori. Montatori? Mondatori, sì. Perché è così, un po' in English. Poi, non si può dire Mondadori. Poi un libro su, insomma, La cucina padana, Il gambero rutto di Mario Borghezio. E poi libro edito proprio da tuo marito, guida ai ristoranti che frequento con Bergomi quando mia moglie non mi tiene in ostaggio con le sue cene del manga. Fabio Caressa, il futuro bestseller. Fabio, un messaggio a Fabio, lasciale qualcosa di pronto, che tanto lo sappiamo che cucini tu. Ciao. Ciao Benedetta. Grazie, Jackie. Grazie. Grazie mille alla nostra Jackie Cucciari. Senti, andiamo avanti perché abbiamo un sacco di cose. Allora, tu hai lavorato a Studio Aperto, sì, tra l'altro con la direzione di Mario Giordano. Sì, certo. Che dovremmo avere qui, eccolo qua, che salutiamo, tra l'altro. Alessandrino come me. E ti volevo chiedere, uh-huh, questa cosa, lui come parla quando non inala l'elio? Guarda, io a me hanno sempre chiamato Calimero da ragazzina, quindi abbiamo un feeling particolare, perché anch'io ho la voce sottile. C'è la voce... No? Non posso dire niente. Ah, quella è la voce sottile? Sì, ha una voce sottile. Sì. Però dice cose molto intelligenti. Sì, 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 sì. Quindi sì, hanno un certo peso. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. E tra l'altro tu hai la voce di tua sorella. Sì, quando l'ha imposto. O tua sorella la no, tua. No, io sì, non lo so, quando l'ha imposto. Quando invece magari sono un po' disattenta o sono un po' arrabbiata, urlo e mi viene un vocino un po'... Da Giordano. Un po' alto. Ok, come quello. Bene, allora, se devi scegliere un TG da spettatrice, scegli quello di Mentana o quello di tua sorella? Quello di mia sorella. Ah sì, vai sul TG5? Sì, sì, sì. Beh, subito? Sì, in più, mi diverte di più. Ti diverte di più? Sì, sì. Hai visto quello di Mentana? Sì, l'ho visto, ti senz'altro. Piace? No, è un bel telegiornale, però vabbè, a parte quando c'è Cristina, poi comunque lo guardo doppiamente volentieri, perché cioè, poi dobbiamo commentare un po'. Certo. L'edizione. E come la commentate? Beh, vestiti, look, e poi notizie. Siamo due ragazzine, no? Certo. Ah, stavi bene pettinata così? Sì, sì. Adesso mia madre mi sgriderà. Sembravate due sceme. No. Parlare di cose serie. No, tra sorelle anche così. No, guarda, no? Che tua sorella, tra l'altro, quando è venuta qui, si è messa per terra e ha suonato e cantato. Ma quanto l'ho ascoltata, io suonare la chitarra, Cristina, guarda, da ragazzina. Ah, sì, eh? Sì. Suonava tantissimo. Adesso, suonava tanto? Sì, io tipo? Sempre, cioè in pausa studi, tra non so, una mezz'ora di pausa, la sera, sempre con la chitarra. E tu strippella. Suonavi qualcosa? No, io ascoltavo. Mai stata capace di suonare niente. Niente? Niente, niente. Facevi i risotti tu. Facevi i risotti. Senza doppio senso però. Allora... Io adesso volevo proporti questo piccolo gioco, indovinami la notizia. Allora, io ti proporrò delle notizie prese da vari TG, tu che insomma sei una giornalista di Studio Aperto, le hai presentate diverse volte, dovresti essere in grado tra queste di riconoscere quelle di Studio Aperto. Dai, aiuto. Dai, ce la possiamo fare. Va bene. È un mini gioco, dai, ci proviamo. Siamo. Allora, vai con la prima. Tutti pazzi per il sushi. Da ricercatezza esotica a cibo sempre più popolare. Che TG è?
Tutti pazzi per il sushi? Cioè, devo dire da quale TG è stato estrapolato? Potrebbe essere qualsiasi. Studio Aperto oppure un altro TG? Se un altro, quale? Potrebbe anche essere il TG1 nella rubrica quella sulla cucina. Verifica. Adesso non mi ricordo come si chiama. Pezza esotica, cibo no, sempre TG5, più popolare. Porca miseria! No! Andiamo con la seconda. A proposito di moda che impone tacchi sempre più alti, come sopravvivere? Beh, questo è abbastanza Studio Aperto, Sono una zecca. Ah, tu dici? Sentiamo, sì, verifica. Sì, ma vieni. Moda che impone tacchi sempre più alti, come sopravvivere? La Patti senza voce, la mia collega. Senza voce, sì, tra l'altro. Esatto. Ok, hai già riconosciuto una notizia, andiamo con la terza. Paghetta pro o contro? Fuori moda in Italia per gli esperti potrebbe favorire una crescita consapevole. TG2. Tu dici? Non è. Paghette ai figli, giuste o sbagliate? E tu, TG1? Camis. Possono favorire una crescita consapevole. TG1? Vabbè, vai, però Rai, dai. Non era da Studio Aperto quella? Sì, poteva anche essere. Poteva anche essere. Ok, ma ecco l'ultima. Sapevate che anche gli animali non sanno resistere al solletico? Beh, questo è Studio Aperto tutta la vita. Mi ci ritrovo. Ma che notizia è? Beh, però tu, scusami, se tu senti, cambi canale o un minutino te lo guardi per capire che cosa vuol dire sta cosa qua? Certo. Incuriosisce. È una notizia sfiziosa. È fondamentale, ma è sfiziosa. Ma il TG, no? Ah sì, però ci guardano tanti ragazzini, no? Che magari un altro telegiornale non lo guarderebbero, così. E per sapere del solletico? Ma no, prima però magari gli facciamo sapere anche qualcos'altro. Poi sì. Gli siamo lì. Belen e Corona si sono lasciati. Lo vedo proprio dappertutto. Invece parliamo del tuo nuovo libro che è Benvenuti nella mia cucina. Sì, esatto. Ok, e riassumendo sono... Sì, sono di nuovo un 200 e passa ricette e questa volta stagionali. Esistono scorso... 200 ricette? No, anche di più. Cioè conta, sai che io l'altro giorno calcolavo che io a Cotto e Mangiato ho già fatto una cosa tipo 430 ricette. Questo è quello nuovo, sì. Eccolo qua. E me le ricordo, quasi tutte. Veramente. Cioè, non la grammatura, ma le mi ricordo tutti gli ingredienti, una roba allucinante. Ma... Ti chiameremo. E questo, quindi, insomma... sì, questo è un diario stagionale, cioè parte da, come l'ho detto, da piemontese, stagionale. Oh, che brutto. Fuorio. Parte da settembre e poi arriva fino ad agosto. Ok, quindi è in tema con ed è un diario anche... in cui prodotti, in cui io racconto anche tutta come nasce la ricetta del giorno, come l'ho cucinata, se l'ho sbagliata, se è piaciuta, insomma, è anche un po' il racconto della mia vita. Poi, senti, tu sei famosissima per fare le ricette per proprio preparare dei piatti con quello che hai, no? Sì. Quindi ti inventi veramente la qualunque. E tra l'altro io credo di avere una ricetta, vediamola. Benvenuti nella mia cucina. Ho provato a mettere tutto nel mixer e fare delle polpette. Il risultato è stato molto positivo. Cominciamo a far bollire 3 quadratini di sugo nella tana. Nel frattempo taglio a striscioline 4 fettine di balena. Metto nel mixer. Ecco qua, aggiungiamo la pecora nera. Forse è meglio mettere solo 2 cubetti. Sale. 40-50 grammi di Fabrizio Corona. Una grattata di Lapo il Canaro. Ci sta sempre bene. E per ammorbidire il tutto, 2 cucchiai della mia mamma, della mia nonna. E mettete un po' di Barca, un po' di show, di Mastella. Più leggero, un po' meno saporito. Provateli anche con l'infortunio al posto degli spinaci e un bel po' di Massacro. E voilà, cotto e mangiato. Crocchette di spinaci. Facili, sì, vedi, ingredienti che si trovano proprio così. Senti, tu con l'altro libro avevi avuto insomma un sacco. Anzi, no, però facciamo una cosa, andiamo con ordine. Perché in realtà, visto che abbiamo appena fatto promozione al tuo libro, io ti chiederei di promuovermi questo.
E in pratica noi abbiamo questa piccola rubrica, diamo voce, diciamo, a personaggi che in realtà non ce l'avrebbero attraverso dei testimonial, dei testimonial che appunto abbiamo qui. E quindi io ti chiederei di promuovere. Sarà sicuramente qualcosa di inappropriato. No, sono tutte vere, tra l'altro, queste iniziative, questi prodotti. E quindi i nostri ascoltatori ce le segnalano e noi appunto le riproponiamo a voi. Quindi chiederei della musica, delle luci. Vado. Prego. Se domenica 17 ottobre non sai cosa fare, ma hai voglia di una giornata elettrizzante, fai un salto in Trentino. A Marlengo, Hannes Folkla, dell'associazione turistica locale, ha organizzato la tradizionale schioccata di frusta. Passa un pomeriggio in relax con gli schioccatori di fruste e rivivi questo antico metodo di comunicazione dei pastori sugli alpeggi. La manifestazione dura circa un'ora ed è accompagnata da due trombettiste della banda musicale. Sì, hai proprio capito bene, fruste e trombe in un solo colpo. La tradizionale schioccata di fruste a Marlengo. Per me vale un viaggio. Fantastico. Sei stata bravissima, io ti ringrazio anche perché sono sicura che, come si chiamano, Hoffnell, saranno felicissimi. Knaffnell. Bene, allora, io ti devo chiedere una cosa. In Cotto e Mangiato, noi abbiamo, insomma, sfogliato così, abbiamo visto le ricette, ci siamo soffermati sulle foto. Ancora, aiuto. Che sono oggettivamente bruttissime. Ma no, ma non è vero, dai. No, vediamone una. Ma come? Ma perché? No, allora, io... No, apparentemente molto bella così, però... Che cosa avevi in mano? Perché non capisco. Gamberoni surgelati. Che cosa dei gamberoni surgelati. Siamo nelle carote. No, è sfocato. Non si capisce. Forse perché non sono molto belli da avere dei gamberoni surgelati lì. Ho capito, ma non è una bella tecnica su un libro di cucina fare tutti i piatti sfocati o comunque gli ingredienti sfocati. Vediamo la prossima. Capito. È qualcosa è a fuoco. Sai che c'è un motivo? Che l'anno scorso, tra il fatto che avevo il bambino appena nato, tutte cose, insomma, mi sono dimenticata di fotografare un piatto. Alla fine avevamo un piatto di meno da mettere nel libro, non sapevamo cosa mettere. Mettiamoci le cosce. Allora, la Cilli Ubertalli, che è la mia editor, che saluto, che adoro. Salutiamo. Ha detto, ma dai, che c'è un bello stacco di cosce, mettiamo lo stacco. Sono pazzi. Vediamo ancora, vediamo, questa Cilli è la più bella, non c'è niente. Qua non c'è niente, l'acqua bollita, cosa stavi scolando? Ma perché mi hanno detto, vabbè, ovvio, la pasta è già nello scolapasta, cioè l'abbiamo fotografata dopo che era già, invece non era vero, non c'era niente. Senti, ho preparato 10 piatti quel giorno e poi non avevo voglia di restare anche la pasta, dai, facciamo finta. Ah, scusa, sui 10 piatti il fotografo non gli viene in mente, magari butto lì, facciamo una foto. No, facciamo dopo la fine. Fatti. Hai ragione. Però io saluto la Manuela Vanni, che è una fotografa. No, ma la bravissima. Salutiamo. Noi, però tu lo sai che tu hai fatto le foto di niente. Questo è un product placement del nostro sponsor, tra l'altro, ti faccio vedere. Aiuto. No. Che di brutta parola ha preparato niente. Io adesso ti voglio chiedere se hai una domanda per Melissa. Allora, sì, visto che Melissa è una scrittrice di grande successo e ha avuto un grandissimo successo con un romanzo erotico. Sì. Allora volevo chiedere, anche senza il po', volevo chiedere se anch'io nelle tue carte, se riesci a vedere, se potrò avere diciamo un cambiamento, un po' di argomento, che non ne posso più di fare sempre solo io, libri di cucina. Chi lo sa? No, allora, Melissa, rispondi proprio al volo perché mi è venuta un'idea. Guarda, no, sì. Aiuto. Sì, assolutamente, anche perché la cucina è un argomento sensuale, quindi riusciresti benissimo a fare un libro erotico. Anzi, ti è molto congeniale. Scusatemi, Melissa P, grazie. Benedetta P, ho un'idea. Vieni qua un attimo. Vieni qua un secondo. Vieni, accomodati qua, Melissa.
Noi... Sì. Adesso, perché non facciamo un giochino? Scusatemi, tu con 100 colpi di spazzola l'hai venduto? 3 milioni. 3 milioni di copie, detta così. Grandissima. Tu con Cotto e Mangiato? 800.000. 800.000, quindi due casi letterari. Io direi, perché non facciamo il caso letterario definitivo? Facciamo il botto stasera? Facciamo il botto qui e vi diamo un suggerimento? Cotto e Crombato! Però ci invertiamo, tu scrivi il trombato, io scrivo il cotto. Allora, visto che siamo così, casualmente insieme, dai, perché non proviamo ad abbinare delle ricette o dei piatti a delle situazioni erotiche? Tu dacci, Melissa, delle situazioni e Benedetta preparerà, diciamo, il menù. Aiuto. Mettiamo che io abbia appena finito una sessione bondage che è durata 25 minuti. Ecco, per chi non conoscesse il bondage... L'arte di legare. Quindi si è fermato il sangue. La circolazione del sangue non va più bene. Che schifo. È un po' bondage questa cosa. Siete proprio idiati. È più o meno però questa sono cosa proprio qua, porno. Giusto? Sono proprio porno questi. Sono un po' porno. Sì. La cucina è tutta sul filo del doppio senso, vedi? È un po' sì. Ok, allora, diciamo, ti si blocca la circolazione. Mi si blocca la circolazione. Cosa mangio per stimolare di nuovo la circolazione? Allora, facciamo... Ma quanto si sta legati, scusate? A volte anche 25 minuti. È tanto. Ok. Per riattivare la circolazione. Salti in bocca. Che non hai bisogno di far tanta fatica a tagliarli. Zac, te sono energetici. Salti in bocca. Sì, salti in bocca la romana. Zac, velocissimi. Non devi tagliarli, non devi... Quindi sto a posto. Carne che ti dà un po' di energia. Energia. Gustosa. Dai. Bene, si mangia in bocca... con le mani. Secondo me è già una cosa sensuale di per sé. Ok, finger food, benissimo. Andiamo avanti con... finger food alla romana. A romana, andiamo avanti sì, dopo, con... Dopo la tecnica giapponese ci sta proprio il salto in bocca. Sì, salto in bocca, benissimo. Scusa, per variare. A questo punto andiamo avanti con la prossima. Io non colgo il doppio senso nemmeno qui. Io non l'ho capito invece. Prego, andiamo avanti con la... No, allora, pensiamo a un'altra situazione. Cioè, pensiamo per esempio... Che ne so, orgia. Benissimo, vabbè, certo, grande classico. La spaghettata, cosa facciamo? Spaghetti! No, ma scusa, orgia, siamo 20 persone in una stanza, l'odore è acre, perché tutti sudano, tutti secernono qualcosa. Sì, ecco, non voglio sapere, non ordiniamo delle pizze, Vicky, e andiamo avanti. Ordiniamo delle pizze. Ah, visto, lei non vuole cucinare in quella situazione. In quella situazione, giustamente, non che ti metti in cucina certo. Per tutti che... No. No? Sentiamo la prossima. La seconda situazione che... la terza situazione, visto che non so neanche contare, figurati con gli ingredienti come sto messa. Io ho una mia vecchia fiamma. Ci chiudiamo per 48 ore in una stanza, forse anche di più. Dai, diciamo bene. Così. Dai, questa più. Vabbè, lui e lei, questa è facile. Cioè, Arisa. No. No, perché la vedevo. Questo argomento non mi. Le cose che si secernono non mi fanno impazzire. Guarda, io invidio molto le donne che riescono a chiudersi in una stanza per tante ore consecutivamente a fare certe cose. Perché, insomma, sai com'è? No. Cioè, dopo un po' c'è anche la gente. No, dico, dopo un po' non hai... No, ma mica sei tutto il tempo a fare quella cosa lì. Qualche manifestazione di... Ma, qualche mica... prurito, allergia. Perché bisogna passare anche un po' il tempo, di preparare una mega paella, quindi ci vuole una mezz'oretta, un'oretta a prepararla e la si prepara insieme, si chiacchiera. In quelle 48 ore, esatto. Diciamo. Esatto. E okay. Poi quella che è bella grande rimane lì ed è, insomma, l'approvvigionamento per le successive 48 ore, insomma.
Perfetto. A questo punto io ringrazio Benedetta Parodi, ringrazio Melissa, viene a risa, vieni qua al centro con noi, ringraziamo il nostro maestro Jackie Cucciari che non so, starà mangiando un risotto o qualcosa. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Victor Victoria. Grazie mille, buonanotte.